Riunione in regione nei giorni scorsi contro il proliferare dei cinghiali sul monte di Portofino. È allo studio un piano che coinvolge i 3 comuni del parco per limitare il numero di ungulati e di conseguenza la loro presenza anche in città. Vigilanza regionale ha già posizionato apposite trappole in via Dogali, via Croce dell'Oro e via Mortero. Tour delle spiagge cittadine domenica mattina per il sindaco Paolo Donadoni, che ha consegnato a balneari e albergatori le bandiere blu 2018, vessillo che certifica la qualità delle acque e dei servizi turistici confermato dal 2015. Si chiama Orgoglio Santa ed è l'hashtag con cui Santa Margherita Ligure partecipa alla nuova campagna social di Regione Liguria. L'invito è quello di utilizzare nei vostri post l'hashtag Orgoglio Santa, almeno per tutta l'estate. In una riunione in comune a Santa Margherita con l'agenzia in Liguria e i comuni della provincia di Genova sono stati forniti i dettagli dell'iniziativa. Il grande palco dell'anfiteatro Bindi è in allestimento, la scuola è terminata e i grandi eventi di Santa Margherita Ligure sono iniziati. Il campionato di enduro Superbike, organizzato da Portofino Bike, lo testimonia. Oltre 200 partecipanti, 12 titoli italiani assoluti assegnati. E adesso il comune, dopo aver presentato il libretto degli eventi estivi, ne ha realizzato uno apposta con gli appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie. Il sindaco Paolo Donadoni lo ha portato nelle scuole cittadine. Per raccontare l'estate dei bambini, che è un'estate ricca di avventure straordinarie, che vanno dall'andare alla ricerca dei fantasmi di Villa Durazzo, al giocare al mini golf, al confrontarsi con lo sport ai giardini a mare e tante attività legate al parco terrestre marino di Portofino, perché possono conoscere e vivere il nostro territorio. Il primo appuntamento per i più piccoli è stata l'ormai tradizionale festa Mediaset Viva le Vacanze, mentre sabato 16 giugno spettacolo di magia in piazza San Siro dalle 18.30 con il mago Alex Rivetti. Per gli amanti degli animali, circa 50 cani hanno partecipato alla Canatona, organizzata da EMPA, Dog Pride e Comune di Santa Margherita. Una passeggiata domenica pomeriggio da Piazza Caprera alla Baobab Beach. Si chiama The Big Dream ed è il nuovo evento sportivo organizzato dal Comune di Santa Margherita Ligure e dalla società sportiva Sport Eventi, una manifestazione dedicata alla danza hip hop che prevede workshop e una grande serata live durante la quale circa 400 concorrenti saranno giudicati da ballerine e coreografi di fama internazionale. Abbiamo voluto creare in collaborazione con l'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure un evento davvero nuovo e importante per questo mondo dell'hip hop. Un evento internazionale della prima edizione con presenter che arrivano dall'America. Abbiamo due da Los Angeles, due nomi davvero importanti, King Guta e Lil Swag. Lil Swag è la prima volta in Europa, per cui è un onore per noi ospitarli. Saranno 2 giorni di danza, 2 giorni di workshop, dove i ragazzi che interverranno in questa manifestazione potranno studiare con questi insegnanti internazionali. Davvero un'occasione unica. In chiusura diamo uno sguardo agli appuntamenti in programma nel fine settimana, a cominciare dalla festa patronale di Sant'Erasmo. Giovedì 14 giugno, giornata mondiale del donatore di sangue, iniziative anche a Santa Margherita. Tableau vivant in scena a Villa Durazzo, un tuffo nel 700. Saggio di danza all'Anfiteatro Bindi. Altri appuntamenti in programma domenica. Uno sguardo alla programmazione del Cinema Centrale di Santa Margherita Ligure. Resta aggiornato. Ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.